Bene, bene. Ciao a tutti. È un po' di tempo che non faccio più niente, mi vola addosso la roba qui. Perché c'ho il ventilatore acceso, perché si muore dal caldo. Dunque, come procede? Scusate che sono un po'... Ecco, così è meglio. La mia avventura con lo svapo. Per ora non sta andando per niente bene. Perché ultimamente sentivo che mi dava dei fastidi allo stomaco. Praticamente mi sentivo sempre da questa parte qui, sempre gonfio, ed effettivamente avevo lo stomaco, fra parentesi, sono un po' ingrassato ultimamente, niente da dire, però la sensazione di gonfiore che avevo, cioè, non era dovuta al fatto perché sono ingrassato, era proprio, cioè, mi sentivo lo stomaco gonfio, che è diverso dall'avere la panza, perché la panza ce l'ho sempre, però adesso ho smesso di svapare e fumo qualche sigaretta. Cerco di non fumare tantissimo, proprio lo stretto necessario che mi serve, perché comunque un po' di, diciamo, necessità di nicotina la sento, anche perché io con la sigaretta elettronica stavo sui 4-5 ultimamente. Non lo so come mai, sarà perché, non lo so, problemi magari. E allora uno è più nervoso. Comunque ultimamente avevo alzato la nicotina, però mi ero reso conto che avevo sempre questo stomaco gonfio. Sempre questo stomaco gonfio, alla fine ho detto voglio fare un esperimento, ho detto provo a stare un po' di giorni senza toccare la sigaretta elettronica, vediamo cosa succede. Effettivamente questo gonfiore qua, cioè questa sensazione di gonfiore è sparita. E mi dispiace dirlo, ma è così. Ed era lo stesso fastidio che avevo quando svappavo in cloud all'inizio, poi sono passato al flavor con atomizzatori un po' più piccoli e ultimamente ero addirittura passato al tiro di guancia, che comunque mi trovavo molto meglio. Poi proprio all'ultimo non rigeneravo neanche più. Usavo giusto le coil del Nautilus da mettere sulla billet clone, perché io non ho la billet originale. E non voglio dire che non me la posso permettere, perché con tutti i soldi che butto via sicuramente me la posso comprare. Però devo ammettere che con il clone non ho avuto nessun problema. A parte che poverina mi sarà caduta in terra, boh, 3 o 4 volte e non ha mai dato nessun problema. E comunque devo dire, se devo dare un consiglio a chi vuole provare la billet e comunque non vuole spendere 250 euro, quasi 300 anche, se vuol provare il clone, gli consiglio quella che ho recensito io, non la prima, ma quella, perché avevo già fatto una prima recensione tempo fa di una billet box normale col circuito da 70 watt. Va bene anche quella, però l'ultima che ho comprato col DNA 60 devo dire che è perfetta. L'unico difetto che ha la billet è che io almeno una volta al giorno, di solito lo facevo alla sera, la aprivo, toglievo, cavolo è successo, toglievo il bocchino in cima, lo svitavo, il drip tip, il tip come lo vogliamo chiamare, sfilavo il serbatoio, asciugavo un po' il serbatoio e asciugavo dentro, nella sede, diciamo, dove va il serbatoio, perché effettivamente dipende, non sempre, però la trovavo quasi sempre un po' piena di liquido, no? Perché si forma la condensa, soprattutto ora che fa caldo. Però
sulla Billet, ragazzi, io, cioè, su quel tipo di clone lì, veramente mi sono trovato benissimo, non bene. E, cioè, soldi spesi benissimo, devo ripetermi, ma è la verità. Ora, la cosa che ultimamente mi sta un po' preoccupando è questa, che io sinceramente dico la verità, di fumare sigarette non è che mi vada proprio a genio, perché comunque non mi piace più come prima fumare, ok? Le fumo perché sento comunque il bisogno di fumare qualcosa. Ora, qualcuno mi potrà dire, beh, allora scusa, se ti sentivi gonfio così, evidentemente ci stavi troppo attaccato. Forse sì, è anche vero quello. Però ho voluto fare la prova proprio a non svapare più perché volevo capire se era quello che mi portava questa sensazione di gonfiore o meno. Sinceramente mi sembra di sì, però è anche vero che così non mi piace, perché comunque io le sigarette, cioè, preferirei non fumarle. Insomma, mi trovo un po' in una situazione di stallo. Sicuramente tornerò a svapare perché non è che adoro proprio le sigarette al 100%. Niente, se qualcuno ha avuto questi disturbi, questi problemi, ne possiamo magari discutere nella chat stessa dei commenti, diciamo, sotto al video. Mi farebbe piacere, anche perché addirittura se qualcuno ha una soluzione a questo o ha avuto il problema e è riuscito a risolverlo, non so, cambiando liquido, la base, che non sia la base, ecco, io sinceramente finora ho comprato sempre la base della Joark, non so. La nicotina non penso che mi faccia quell'effetto lì, più che altro potrebbe essere la base. Però appunto, ora mi trovo davvero ad avere tanta base della Joark, perché ne avevo comprata un po'. Il problema è che dovrei fare un esperimento e comprare della base, ad esempio, della Avoria. Costa un po' di più, però potrei fare quella prova lì e vedere un attimo se cambia qualcosa. Oppure era solo il fatto che magari ci stavo troppo attaccato. Perché effettivamente, cioè, se fumi la sigaretta non è che tutto il giorno fumi sigarette, ecco. A parte che non sei un pazzo, cioè malato di sigarette. Però bene o male, cioè, io normalmente sto sulle 4 sigarette, 5 al giorno, cioè quando fumavo, ecco, 6, 7 proprio quando, cioè, non sono mai stato un fumatore accanito, ecco. Vabbè, adesso sì, ora ne sto fumando qualcheduna, non è che sto fumando proprio poco, però non mi piace. L'ho fatto solo, appunto, ripeto, per questo motivo qua. Non so, sinceramente non so cosa fare, sono un po' confuso. Comunque penso che di nuovo oggi proverò a fare un'altra prova con la mia sigaretta elettronica, a usarla come userei le sigarette. Cioè vorrei fare questa prova qua, perché purtroppo io non l'ho mai fatto, ecco. Con lo svapo ho sempre avuto un approccio diverso che dalle sigarette, no? Cioè, avevo sta cazzo di sigaretta elettronica in mano e ogni 2x3 ero lì che spippettavo. Invece dovrei cercare di fare funzionare il tutto come quando fumi, cioè, facciamo un esempio, prendi il caffè, ok, cioè prendi la sigaretta elettronica.
Quindi appunto dicevo, cioè, la usi come se avessi il pacchetto delle sigarette, ok? Mi sei, scusate, interrotto il video perché con questa fotocamera qui più di 30 minuti non fa. O 15, non mi ricordo. Comunque ogni tanto mentre registro devo stare all'occhio perché stacca. Comunque, però uso questa perché c'ha lo schermo che si può girare, quindi riesco a vedere dove cazzo riprende. Perché l'altra, se no, tre volte devo andare dietro a vedere se sono dentro all'obiettivo. Comunque, appunto, come dicevo, devo fare questa prova qui. Vedere se funziona, appunto, il discorso di usarla, cercare di usarla come se fossero sigarette. Perché evidentemente, come anche qualcuno mi ha suggerito, non so se l'ho già detto perché non mi ricordo, mi si è interrotto il video, quindi molto probabilmente stando sempre lì a ciucciare tutto il giorno, butti giù anche tanta aria e quindi probabilmente questo fatto qua ti può dare un po' di gonfiore, no? Allo stomaco, penso io, e qualcuno come mi ha suggerito, pensa anche lui, è solo un'ipotesi, poi magari non è così. Però il discorso è un pochino più complesso, perché non solo questo problema qui del gonfiore, ma anche un po' di problemi, scusate se lo dico a bassa voce, ma anche ad andare in bagno. Perché io non ho mai avuto problemi ad andare in bagno, mi sembrava che ultimamente ero diventato un po' stitico. Non vorrei che il glicerolo mi avesse fatto l'effetto inverso, perché comunque so che il glicerolo lo danno anche in farmacia da prendere così per aiutare, diciamo, a regolarizzare l'intestino. Almeno questo mi sembra di aver capito, anche perché me lo diceva anche una volta mio cognato, che lui lo usava perché appunto aiutava, diciamo, a liberarsi meglio. Non so, poi non sono andato a vedere su internet per documentarmi di sta cosa qui, però appunto avendo problemi già scusate che scusate, ho sempre avuto problemi un po', diciamo, di intestino irritabile, no? Colon irritabile, quindi non vorrei che un'eccessiva dose di, come si dice, componenti, lassative non mi avesse fatto l'effetto inverso, ok? Perché può succedere che invece che farti l'effetto che deve fare, se esageri, ti fa l'effetto contrario. Cioè, non lo so, sono queste tutte mie ipotesi, eh? Non è che. Vabbè, insomma, la storia è questa. Per adesso sono in una situazione di stallo. Ecco anche perché faccio pochi video, anche perché dire la verità sul fatto delle sigarette elettroniche, sinceramente io, dopo che ho preso quella billet lì, cioè non ho sentito più la necessità o la curiosità di comprarne altre, perché con quella mi trovo bene, ecco. Non so, magari qualcosa ora che è uscito di nuovo, può darsi che lo comprerò così per provarla. Ci sono delle cosine carine che sono uscite interessanti, perché un po' particolari, perché poi alla fine, diciamo, sono sempre le solite cose, quindi non c'è niente di nuovo, cioè di innovativo veramente c'è ben poco. Una che mi interessava era, adesso non mi ricordo il nome, comunque è una sorta di clone della IQOS, ma in versione con il liquido, ecco. Quella lì è carina, quella lì è simpatica, mi piacerebbe comprarla perché appunto c'ha il suo astuccetto e c'è dentro la sigaretta elettronica, si può ricaricare col liquido. Quella è carina, è simpatica perché è piccolina,
Sì, l'astuccetto, diciamo il power bank, è un pochino grande. Ora non mi viene in mente il nome, comunque penso che l'avrete già visto. E quindi niente, per ora con lo svapo sono un po' in stallo. Farò forse ora qualche video così di cazzeggi vari. Ho comprato un paio di cuffiette, farò una recensione alle cuffiette, tanto perché comunque ogni tanto mi manca fare qualche video. Scusate l'abbigliamento casalingo, però ho dormito fino alle 3 del pomeriggio, quindi sapete, no, che lavoro di notte, quindi non è che. Perché magari qualcuno che vede il video per la prima volta dice: ma come, dormi così tanto? Ma che cazzo fai te nella vita? Lavoro, lavoro come tutti gli altri, onestamente, però lavoro di notte, quindi ho i miei orari. Vabbè, se qualcuno ha qualche consiglio su questa cosa, appunto, che lamentavo nel video, perché, boh, non saprei a chi dare la colpa. Se sono le sigarette elettroniche, cioè in per sé, i liquidi, se fosse la nicotina o qualche aroma che uso, non lo so. Comunque, se è successo anche a qualcun altro, lasciatelo nei commenti, che almeno uno si riesce anche un po' a rapportare con gli altri, a cercare di capire, o appunto se qualcuno ha capito che cos'è e ha risolto. Perché a me è già capitato un paio di volte, solo che. Dal cloud sono passato al flavor, dal flavor sono passato al tiro di guancia, dal tiro di guancia, meno del tiro di guancia non c'è più niente. Perché appunto giusto il pensiero era buttavo giù troppo, non solo aria, ma troppo liquido e allora mi dava fastidio. Devo dire che col tiro di guancia non ho mai avuto problemi, ma ultimamente mi sentivo così. Ho notato che non svapando mi sento un po' meglio, però probabilmente, appunto, come dico, potrebbe essere anche quel fatto lì che ci davo troppo, ok? Quindi adesso oggi di nuovo la prendo, lascio a casa le sigarette perché comunque ne ho già fumato una e sinceramente non sono contento. E non è che lo dico qua per il video perché a me non me ne frega niente, non sono contento perché mi dispiace a me, ecco. Quindi mi porterò dietro la mia sigaretta elettronica e cercherò di usarla come se avessi il pacchetto cioè il pacchetto del tabacco. Quando prendo il caffè mi svappo la mia sigaretta elettronica. Farò, boh, una ventina di tiri, quello che mi fa piacere, poi però devo lasciarla lì, cioè usarla in maniera diversa, ok? Quindi chiudo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Spero che è la fotocamera, perché qua continuo a vedere il quadretto che mi riprende il viso che va in rosso, quindi farà dei fuorifuoco pazzeschi. Io non so sta cazzo di macchina fotografica. Eppure è una Nikon, una D5003, insomma, non è neanche proprio da buttare via. Sinceramente è meglio la Sony compatta che ho. Sui video gira molto meglio. Questa qua è un po' un disastro per i video. Bene, parentesi chiusa. Ciao.